Buongiorno a tutti e benvenuti al TG regionale Meteo regionale, scusate, TG Sport. Diamo giro destra, R1 e sta radio, scusate, ma il raffreddore mi fa questi effetti. Andiamo a vedere, a illustrarvi subito le notizie di sport regionale, poi nazionale e internazionale. Sport regionale, tutoriese, Maxi Lopez non segna più, servono alternative per sognare l'Europa. CSA Basket, Buscate dice il vincente che spacca le partite. Andiamo a vedere il tennis dell'Austria Open. Federer è in finale agli Austria Open per la settima volta. Kung si ritira per problema muscolare. Lecce, Marta Bassino è seconda a Lecce. È il suo miglior risultato di sempre in combinata nordica. Andiamo a vedere altre notizie dal calciomercato. Napoli, Juventus alle visite mediche e Maximovic è dello Spartak. Notizie invece dalle probabili formazioni della 21ª giornata di campionato che si svolgerà dalle sabato alle ore 18 a domenica ore 20:45. Andiamo a vedere l'allenamento da valutare Manutd, che si è allenato a parte. Toro Belotti in recupero spazio a Liaic. Milan c'è Abate, Kalinic ancora prima punta. Inter Riecco D'Ambrosio, della Roma non c'è la fanno Perotti e Al Sharawi. Udinese senza Lasagna, Samp senza Pere. Nel Napoli ok, anzi è soliti 11. Fiorentina migliora, Terò, Verona, Pazzini, Cerci, nemmeno il ritiro. Andiamo a vedere le più importanti sono, andiamo a vedere Genoa Udinese alle ore 15, rientra veloso, sarà Lasagna ancora out. Invece la Roma dal primo minuto, Paire sicuramente out, parlo di probabili formazioni. Andiamo a vedere altre notizie nella Serie A. Allegri dice: il mio futuro, ho un contratto fino al 2020 e per adesso sto ancora tutto bene qui. Altre notizie. Andiamo a vedere il grande flop di Monchi e la legge di Edin. Dzeko chiede al Chelsea un contratto fino al 2020. Altre notizie della Serie A: lo strano inverno della Roma, Schicda capita al futuro a scommessa del presente. Buffon dice ancora Juventus o ritiro, il futuro è di Zielinski. Altra notizia della Premier League: dall'Inghilterra, Sanchez indagato per violazione delle regole antidoping. Notizia dell'MLS: tanti auguri a Sebastian Giovinco, ben 100 di questi gol. Atletica, Filippo Tortu: senza Bolt ci sarà più equilibrio, preferisco i 100 ai 200. Ai mondiali Bergen 2017, Peter Sagan festeggia 28 anni, a settembre a Bergen la sua terza impresa iridata. Nella NBA draft al Star Game, LeBron sceglie Irving e Durant. Curry punta su Harden e Giannis. Andiamo a vedere altre notizie. Serie A: Atlanta, Gasperini shock. No, Croc, non resto se non c'è lo scenario giusto. Notizie dalla Serie A: Gabigol, Saudashi e ritorno al Santos. La parabola di una leggenda al contrario di stile Luis Silvio. Altre notizie: Barcellona in semifinale in Coppa del Re 2-0 alla Spagnola, esordio di Coutinho. Rafinha
si presenta e dice: sogno di giocare al derby e sono ambizioso, dobbiamo puntare alla Champions, dice. Dalla Eurolega finale da infarto ad Atene, Panathinaikos vince sulla Serena con la magia di Kalates. Andiamo a vedere. Mourinho rinnova col Manchester United fino al 2020. È un onore stare col Manchester United. Ciclismo. Cipollini dice: se Marco Pantani avesse avuto una squadra come il Team Sky, sarebbe ancora con noi. Dalla Formula 1, il nipote di Michael Schumacher ricomincia la carriera da pilota. Obiettivo Formula 1. Altre notizie? Non ce ne sono. Allora andiamo a vedere i risultati delle partite da ieri sera. Coppa del Re, quarti finale, Barcellona ha vinto 2-0 contro l'Espagnol. Risultati di basket, Eurolega, Real Madrid vince contro Efes per 87-68, Malaga vince per 83-85, perde per 83-85 contro Baskonia. Invece Panathinaikos vince 94-93 contro Kaunas al fischio della sirena. Andiamo a vedere stasera. Anticipo di Serie B per la 23ª giornata, la 20:30 sera Pescara contro Perugia. Anticipo anche di Liga, Atletico Bilbao contro Eibar alle ore 21. Anticipo di Bundesliga per la 10ª giornata, ci sarà Francoforte contro Borussia Mönchengladbach alle 20:30. Basket, stasera alle ore 18 per l'Eurolega ci sarà CSKA Mosca contro Bamberg, alle 18:45 Benefice contro Barcellona Lasa, Stella Rossa contro Olimpico alle ore 19, Valencia contro Chimki alle 20:30, Olimpia Milano contro Maccabi Tel Aviv ore 20:45. Risultati di questa notte dell'NBA: Golden State Warriors vincono contro i Towers per 126-113, Denver Nuggets vincono contro New York Kings per 130-118. Risultati anche della Oklahoma City Thunder vincono contro Washington per 121-112. Miami Heat perde 88-89 contro Sacramento Kings. Andiamo a leggervi anche le partite di domani. Anticipi di Serie A, 22ª giornata, ci sarà Sassuolo Atalanta ore 18, ore 20:45 Chievo Verona contro Juventus. Ore 23ª giornata, Serie B, giocheranno alle ore 15 Palermo contro Brescia, Avellino contro Cremonese, Provercelli contro Ascoli, Venezia contro Cesena, Bari contro Empoli, Virtus Entellas contro Foggia, Parma contro Novara, Carpi contro La Spezia. Bundesliga, 21ª giornata, alle ore 13 giocheranno Deportivo contro Levante, alle ore 16:15 Valencia contro Real Madrid, Malaga contro Girona alle 18:30, alle 20:45 Villarreal contro Real Sociedad. Parliamo della Bundesliga, 20ª giornata, Lipsia contro le partite giocheranno alle 15:30 tranne l'ultima, Lipsia contro Hamburgo, Colonia contro Asburg, Stoccarda contro Schalke 04, Borussia Dortmund contro Friburgo, Bayern Monaco contro Hoffenheim alle 18:30 invece e Werder Bremen contro Hertha Berlino. Andiamo a vedere invece stanotte all'NBA giocherà all'una, all'1:30, alle 2, alle 2:30, alle 3 di notte e invece alle ore 23 Detroit Pistons contro Oklahoma City Thunder. Le partite di domenica, non dimentichiamo le partite di domenica, le illustro subito in tempo reale e quali saranno, soprattutto per ricordarvi bene. Andiamo subito a vedere quali sono, eccole qua, andiamo a vedere. Allora, alle 12:30 Serie A, 21ª giornata, Spal contro Inter. Alle 15 giocheranno Crotone contro Cagliari, Fiorentina contro Hellas Verona, Genoa contro Udinese,
Napoli contro Bologna, Torino contro Benevento, alle ore 18 Milan contro la Lazio e ore 20:45 neanche a farla apposta, partita contrario, Roma contro Sampdoria. Posticipo di Serie B ci sarà domenica, della Cittadella contro Frosinone alle 17:30. Andiamo a vedere invece la Bundesliga. Posticipi saranno Bayer Leverkusen contro Mainz alle ore 15:30, alle 18 Hannover contro Wolfsburg. Nella Liga Spagnola giocheranno alle 12 mezzogiorno Leganés contro Espanyol. Parlo dell'ora italiana. Alle 16:15 Atletico Madrid contro Las Palmas. Alle 18:30 Siviglia contro Getafe. Invece alle ore 20:45 Barcellona contro Avalés. E dopo ci tornerà al famosi posticipi Monday Night con la Serie B e la Liga. Bene, mi pare di non aver dimenticato nulla. Vi auguro un buon weekend a tutti voi di sport da Audio Vicino Nord-Est, RD1 e Star Radio. Vi ringrazio per l'ascolto, ci sentiamo lunedì prossimo, sempre alla stessa ora. E invece a fra poco chi vuole sentire minuto 91 anteprima del Genoa Udinese, partita, terza partita di ritorno. Mi pare sì, la terza partita. Grazie a tutti e a lunedì. Mandi.